contro Polonia. Italia che ha 13 punti in classifica dopo 5 partite, l'Inghilterra di punti ne ha 9 e ha giocato 4 incontri. 3 incontri e 4 punti per la Polonia. Ma ascoltiamo l'esecuzione degli inni nazionali ad opera della banda centrale della Marina Militare di Roma. Juskowiak e Kowalski, è assente anche il centrocampista Zwierciewski. In campo la Polonia con Wozniak, Skripek, Zieliński, Wojtala, Waldok, Cicco, Kalusny, Balusinski, Kucharski, Novak e Ledwon. Il commissario tecnico è Pietnicek, squadra che giocherà presumibilmente in maniera decisamente coperta. Ed ecco la formazione degli azzurri. Solo all'ultimo momento si è avuta la conferma ufficiale che giocheranno, come vedete, Peruzzi in porta, i marcatori Ferrara e Cannavaro, due napoletani puro sangue, con Costa Curta a fare da libero. L'appoggio esterno sulla destra di Di Livio, sulla sinistra di Paolo Maldini. A centrocampo Di Matteo, Albertini e Dino Baggio. Di punta Zola e Ravanelli. I napoletani, è stata particolarmente calda proprio per Roberto Baggio. Un sogno dei tifosi del Napoli poter vedere Roberto con la maglia della loro squadra. Intanto la partita è cominciata. L'arbitro è il signor García Aranda della Federazione Spagnola. Attenzione, c'è subito questo disimpegno da parte di Ledwon mentre il pallone viene giocato. Ora sentite l'ovazione da Ciro Ferrara. Ciro Ferrara recentemente ha giocato in questo stesso stadio con la maglia della Juventus e anche allora ha avuto molti applausi, ma anche qualche piccola contestazione frutto della rivalità che divide il Napoli dalla Juve. Intanto c'è la rimessa per la Polonia effettuata da Balusinski con il pallone in profondità per Kucharski, che è l'unica punta. Ecco Cicco ora in azione, è il giovane talento emergente, tocca sulla destra, attenzione c'è il pericolo e la conclusione sul fondo. E si è subito presentata in modo pericoloso la formazione polacca in avanti. Al tiro è andato Ledwon, ma l'impostazione era stata di Cicco, che è sicuramente il giovane più interessante di questa formazione, a 23 anni, gioca ancora in Polonia con il Vincent Lodz, ma è nel mirino di parecchie grosse società. Intanto c'è l'Italia in avanti, Ravanelli allo scambio con Albertini, dentro un ottimo suggerimento che costringe alla chiusura Zieliński in angolo. Si gioca da 1 minuto e 40, primo angolo della partita. Abbiamo visto prima Papà Cesare, poi Paolo Maldini inquadrati, mentre Zola va a effettuare il tiro dalla bandierina. Parte la parabola arcuata ed è ancora Ledwon, lo stesso giocatore che poco fa aveva provato il tiro verso la porta di Peruzzi, a disimpegnare in angolo. Secondo tiro consecutivo dalla bandierina per la formazione italiana, stavolta il colpo di testa è di Zieliński e ne nasce una rimessa laterale. Come vi dicevo, è una partita che la nazionale italiana deve prima di tutto cercare di vincere per incamerare 3 preziosissimi punti. Dopo questa gara gli azzurri dovranno affrontare ancora, intanto c'è il pallone ancora in area polacca con Balusinski che lo allontana. Avete visto intanto ancora Roberto Baggio, mentre vi dicevo che dopo questa partita l'Italia dovrà ancora ospitare l'Inghilterra e poi giocare in Georgia. Palla fuori, toccata da Novak. Novak è un giocatore molto esperto, mentre qui rivediamo ancora il pallone messo in palo laterale. Ravanelli, avanzatissimo Ferrara, al traversone il pallone viene ribattuto da Wojtala, poi c'è ancora il colpo di testa di Ferrara e questo intervento giudicato irregolare di Ravanelli. Ravanelli e Zola, coppia d'attacco,
che proviene dal campionato inglese. Ora Novak, posizione irregolare prontamente segnalata da Lopez Fernandez, il collaboratore di Garcia Aranda, che sta dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione, qui sotto la tribuna centrale. L'altro collaboratore è Tresaco Gracia. Intanto c'è questo lancio profondo a cercare Zola, sul quale in marcatura Stripek. Va Zola, tenta di inserirsi Maldini, viene fermato da Ledvon. Suggerimento profondo per l'unica punta che è Kucharski, e in effetti da queste prime battute si conferma che la Polonia gioca con 5 difensori, 4 centrocampisti e il solo Kucharski di punta. Mancano le due punte più temute, Juskowiak, che gioca in Germania con il Borussia Mönchengladbach, e Kowalski, che gioca in Spagna con il Betis Siviglia. Sono entrambi infortunati. Mentre resta a terra Novak, che, come vi dicevo, è il centrocampista di riferimento, la mente di questa squadra. Gioca pure lui in Germania con il Monaco 1860. Intanto c'è questo disimpegno all'indietro per il portiere Wozniak, che calibra ancora su Baluszynski. Baluszynski ritarda il rilancio, per un attimo Di Livio lo ferma, ma è ancora Baluszynski che si propone in avanti con questo lancio fuori misura. Palla intanto è per Ravanelli, ecco Zola. Zola punta Stripek che lo attacca. Subentra poi Zielinski e quindi c'è Ledvon alla caccia del pallone, con rimessa per la Polonia effettuata subito su Kucharski. Vedete, rallenta attendendo l'inserimento di qualche compagno, perde però pallone per l'intervento di Albertini, ed ora sta giocando Ferrara, che ha dato a Di Livio. Centralmente ancora per Albertini. Albertini tocca a Dino Baggio. Va Dino Baggio a cercare la collaborazione di Zola. Anche Zola naturalmente è stato applauditissimo per i suoi trascorsi con la maglia del Napoli. Maldini ora cambia gioco da quest'altra parte, ancora su Ferrara. Si sta sganciando sovente Ferrara, tenta di difendere il pallone a Ravanelli, lo attacca Voitala, c'è calcio di punizione dal limite per gli azzurri. Inquadrato Voitala, che gli gioca in Germania con l'Hamburgo. Rivediamo, questo è Ferrara, vedete il suggerimento per Ravanelli, su di lui l'attacco irregolare di Voitala, con calcio di punizione che batterà con il sinistro Ravanelli. 6 minuti e 40, c'è anche Zola nei pressi. Parte Ravanelli sulla barriera, Zola ora apre a cercare Di Livio, c'è Baluszynski in copertura. Va al dribbling, l'ultimo tocco è di Di Livio, rinvio da fondo campo, variale. Bruno, sono ormai 3 minuti che Novak è fuori, lo abbiamo visto molto sofferente per una botta al piede sinistro. Sembrava a un certo punto che addirittura il cervello della squadra polacca dovesse uscire, come è già accaduto a Osciuff. Mentre ora sta rientrando. Mentre adesso sta rientrando, e quindi per la Polonia veramente un brutto momento, perché lo ricordiamo, anche Osciuff, quando uscì Novak i polacchi soffrirono abbastanza. E in effetti ricordiamo che nella gara giocata in Polonia Novak fu costretto ad abbandonare il terreno di gioco nella fase finale del primo tempo, e da allora poi la Polonia non riuscì più a organizzare delle buone manovre di gioco. Il colpo di testa di Maldini, quello di Albertini, ancora Maldini sulla sua ala per l'inserimento di Di Matteo. Di Matteo viene fermato, ora c'è il libero Zielinski sul pallone, lo ha scambiato con Waldoch, e quindi c'è questo rilancio che Albertini non riesce a controllare, poi rientra in possesso di palla per l'intervento di Cannavaro, di Robaggio, di Livio. Palla fatta filtrare, marcatura a uomo di Voitala su Ravanelli, ed ora c'è spazio per Kucharski, inseguito addirittura da Di Livio. Tentativo di 1-2 con Citko, poi il pallone in profondità a Ferrara. Di Nabaggio, Ravanelli,
Ravanelli ancora attaccato irregolarmente dal suo marcatore Voitala, che viene richiamato ma solo verbalmente dal signor Garcia Aranda. Batte la punizione Ferrara su Ravanelli. Pino Baggio in profondità, il rinvio è di Zielinski. E fin da queste prime battute si evidenzia un atteggiamento tattico molto prudente da parte della Polonia. Albertini. Di Matteo. Costa Curta. Ravanelli. Di Livio. Ferrara di prima, ma scivola Di Matteo. Zielinski. Va a rinvio con il sinistro, il pallone è destinato direttamente al fallo laterale. E appare piuttosto evidente che per la formazione di Cesare Maldini ci sarà la consueta difficoltà di attaccare una formazione avversaria che sta chiudendo tutti gli spazi, tutti i corridoi. Ferrara intanto scaraventa verso il centro. C'è il colpo di testa da parte di Stripek, che gioca in marcatura a uomo su Zola, mentre l'altra marcatura fissa è di Voitala su Ravanelli. Albertini, converge Zola, vedete, seguito dappertutto dal suo angelo custode. Ecco Ravanelli. Ancora Ravanelli, tocca largo per Maldini, converge, prova col destro, ribattuta la sua conclusione. Ecco la Polonia che tenta di distendersi ora in avanti con Waldock, Baluszynski, Novak, 1-2 con lo stesso Baluszynski, parte il suggerimento centrale, Cannavaro, Costa Curta, chiamato in causa Peruzzi. Ancora Cannavaro, e il pallone che viene correttamente messo fuori da Cannavaro perché c'è un giocatore polacco che è rimasto a terra. Sta per rialzarsi, si tratta di Ledwow. Sotto la maglia numero 11, ma gioca così come nella partita d'andata sulla fascia destra, e correttamente la Polonia restituisce il pallone agli azzurri. 11 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 il risultato con Albertini. E intanto qui dall'alto ho la sensazione che ci sia difficoltà di equilibrio per qualche giocatore, come se il terreno fosse scivoloso. Variale. Sì, il terreno non è in perfette condizioni per la pioggia che è caduta in questi giorni. Comunque devo dire che soprattutto gli azzurri stanno trovando maggiore difficoltà. Non vorremmo che ci fosse un errore nella scelta dei tacchetti, mentre vedo abbastanza più stabili i polacchi. Dato la palla è per Ravanelli, parte il suo traversone, c'è il colpo di testa su Di Matteo da parte di Kalushny, che poi effettua questo lungo lancio in profondità tentando di mettere in movimento Kucharski, protegge il pallone Costa Curta e poi lo consegna a Peruzzi. In piedi Cesare Maldini a dare indicazioni, mentre Paolo Maldini, che da Cannavaro e da questi ad Albertini, fa da sponda a Ravanelli, mettendo in movimento ancora Maldini. Zola, va Zola, due avversari su di lui, groviglio di gambe, si prosegue, Waldock, poi Ledwon, quindi alla caccia del pallone Citko, bravissimo, che da solo sta mettendo un po' in difficoltà la nostra formazione sul settore del centro-sinistra, nella zona difensiva azzurra. E Maldini, vedete, che sull'attacco dello stesso Citko è costretto al passaggio su Peruzzi. Ferrara. Costa Curta. Zola. Bene di prima per Albertini, ancora di prima a cercare Ravanelli, ma in vantaggio Voitala. Lo attacca Ravanelli e riconquista il pallone dandolo all'indietro ancora a Maldini. Il traversone è troppo lungo, non ci sono problemi per Wozniak.
partita che l'Italia deve interpretare in chiave offensiva, e chiaramente bisognerà effettuare qualche giocata anche destro di fantasia per mettere in difficoltà i polacchi, che non hanno nessunissima intenzione di uscire da questa sorta di bunker difensivo che hanno predisposto e che d'altronde in qualche maniera era atteso anche alla vigilia. Cannavaro, Ravanelli, e stavolta anticipa bene, tocca poi largo per Di Matteo. Di Matteo ha di fronte Waldhoff, lo punta, converge, prova, Waldhoff respinge, palla fuori per Maldini, ancora in profondità ma non si intende con i compagni, stava tornando verso il centro Ravanelli. Paolo Maldini, vedo Cesare Maldini, eccolo prontamente inquadrato, sempre in piedi, Variale. Sì, ci segue la partita con la consueta attenzione e partecipazione, e devo dire che Maldini sta dando anche indicazioni ai nostri per non scoprire la difesa di fronte alle veloci sortite di Citko, che può creare qualche problema. In effetti l'unico che è impegnato in un compito prettamente difensivo in questa fase è Cannavaro, che come vediamo adesso sta seguendo Kucharski, che è l'unica punta polacca, mentre anche Ferrara spinge molto di più sulla fascia destra. Poi la panchina azzurra si lamenta per il gioco duro dei polacchi, che come in questo caso insomma non va troppo per il sottile, e soprattutto Ravanelli ne sta facendo le spese. Vediamo se l'arbitro Garzia Randa prenderà qualche provvedimento, non mi pare. A te la linea, Bruno. Vedete infatti che c'è l'intervento falloso di Zielinski. Ravanelli era riuscito a eludere per un attimo la marcatura di Vojtala e allora è andata a chiedere su di lui fallosamente il libero Zielinski. Ora è di nuovo Vojtala su Ravanelli, va via Ravanelli, trova il tempo per il traversone, il colpo di testa è di Stripek, poi c'è il fallo di Citko su Cannavaro. Ottima via di partita comunque da parte di Citko. Ancora Ravanelli, e poi anticipato al momento della battuta Paolo Maldini. Recupera subito Ferrara con questo tocco all'indietro per Di Matteo. Ancora Ferrara, ora Di Livio. Ferrara. Vedete, non vanno in pressing i giocatori polacchi. Intanto il rinvio di Ferrara è carambolato sulla schiena di un avversario ed è Kucharski in possesso di palla, va velocissimo Kucharski, lo chiude con tocco all'indietro Albertini, poi c'è stato questo rinvio di Costa Curta preciso su Di Livio che tocca a Zola. Vedete che Zola si sposta da destra a sinistra ed è sempre seguito da Stripek. Ora è Di Nabaggio, Ravanelli fa da sponda per Di Matteo che però viene anticipato. Ora Kucharski, Baluzinski, si propone Zielinski, ancora Baluzinski, parte il lancio in profondità e c'è Costa Curta che imposta su Albertini. Di Matteo, Ferrara, allo scatto in profondità di Nabaggio, controllo non preciso, palla a fondo campo, poi Di Nabaggio ha portato il contrasto su Waldhoff che è finito sui tabelloni pubblicitari. Nulla di grave. Ma fino a questo momento la nazionale italiana, pur avendo tenuto costantemente l'iniziativa, non è riuscita a rendersi particolarmente insidiosa. Novak in azione. È scivolato stavolta anche Waldhoff. Di Nabaggio vince un contrasto di forza. La palla è per Di Livio. Albertini, Di Matteo, largo Maldini sulla sinistra, dentro per Zola, chiude Stripek, vanno al raddoppio i polacchi, ottimo suggerimento per Maldini che tenta di saltare con controllo in profondità un avversario ma trova il libero Zielinski. Ancora la Polonia che è molto attenta però, vedete, a trasformare quando può l'azione difensiva in azione di contrattacco. Si gioca con grande accanimento. Kucharski, Cannavaro,
ancora Zielinski, poi il tocco di Valdok, la palla ora per Ledvon, quindi per Novak. Si sgancia Ledvon sulla destra, avanza Novak, tocca centralmente a favore di Kalushny e poi c'è ancora bravissimo Citko. Vedete due avversari su di lui, lo fermano, ora è Maldini che dà costa corta. Albertini batte lungo a cercare Ravanelli che è stato anticipato da Vojtala. E poi ancora il pallone dato a Balushinsky. Buon lavoro di Balushinsky. Tocco centrale poi per Valdok. E quindi Citko molto spostato sulla destra. Ma Citko parte il traversone. C'è il colpo di testa di Costa Curta con palla in fallo laterale. Polonia che si rende anche pericolosa. Rivediamo. Ancora Novak, va Novak a cercare Kalushny, poi il colpo di testa di Ferrara, la palla per Zola, il tocco esterno su Di Livio. Di Livio per Ravanelli, va Ravanelli, buona la finta su Vojtala. Poi tocco centrale che Di Matteo controlla per Albertini, palla ancora per Di Matteo, largo a cercare Zola, la chiusura però è di Šripek. Ora Novak, largo per Citko, è un problema da quella parte, lo aspetta Maldini. Novak, Zielinski, fuori gioco da parte di Kucharski, ma l'arbitro non interviene, mentre si evidenzia con il trascorrere dei minuti la difficoltà che ha la formazione italiana a trovare varchi nella molto munita retroguardia avversaria. In effetti oltre alle due marcature a uomo sulle nostre due punte ci sono Ledvon da una parte e Balushinsky dall'altra che chiudono le fasce, pertanto risulta problematico trovare dei sentieri attraverso i quali avvicinarsi alla porta di Wozniak. Ci prova ora Maldini sulla sinistra, perde il contrasto e c'è il lancio a favore di Kucharski che viene però anticipato da Costa Curta con buono scatto. Applausi per Costa Curta, la palla ora è per Cannavaro. Ferrara si sbraccia, Maldini si sbraccia con Paolo, era un po' arrabbiato per quella palla persa a centrocampo che poteva creare qualche problema. In effetti sono proprio i palloni che vengono persi quando la squadra è in proiezione offensiva che possono aprire varchi pericolosi. Intanto c'è Zola in azione, splendido il suggerimento per Di Livio, può crossare, c'è Ravanelli in mezzo, però il pallone è stato leggermente deviato da Valdok. E ora la Polonia viene ancora in avanti con Novak. Ormai quasi 33 anni, è un buonissimo giocatore però Di Livio, buon controllo. Vedete Fuser, poi Tardelli, tutti gli altri della panchina a incitare gli azzurri. Zielinski. Lo scambio con Vojtala, ora Šripek. Quindi Ledvon, Novak. Sono giocatori comunque dotati di buona tecnica individuale, molti giocano all'estero, ma d'altronde ormai questa è una caratteristica che dobbiamo sottolineare anche a proposito della nazionale italiana. Ci sono tre mercenari, se si possono chiamare così, dell'Italia di questa sera. Zielinski, Zola, Di Livio, Baggio, Ravanelli, il rinvio di Kalushny, Paolo Maldini, Albertini, Costa Curta. Ancora Paolo Maldini che è il capitano, perde palla Zola, Novak la recupera Maldini, il tocco è centrale, Cannavaro, Zola.
Di Matteo, Albertini, Ravanelli, durissima la marcatura di Voitala, si prosegue per il vantaggio, Di Livio in combinazione con Albertini, va Albertini a tagliare dentro questo pallone e Di Matteo scaraventa il gol, gol dell'Italia al 24esimo del primo tempo, ottima azione, tutto di prima, Di Matteo in gol, Italia in vantaggio, davvero una splendida azione. Fa finta di niente Cesare Baldini, ma è naturalmente felicissimo, così come gli azzurri che si abbracciano, mentre ora attendiamo di rivedere, vedete il suggerimento splendido di Albertini, il tocco in gol di prima di Di Matteo, rivediamo ancora Albertini, straordinario passaggio filtrante in area e precisissimo il tocco di Di Matteo. Enrico, grande gioia sulla panchina azzurra, c'è Benarrivo che è venuto qui nei pressi della nostra telecamera sperando di rivedere il replay del gol di Di Matteo, un gol veramente importante perché sblocca una partita che era veramente in salita, i polacchi ci stavano chiudendo ogni varco ed era difficile veramente trovare il minimo spazio, un gol bello e soprattutto importantissimo, accolto con grandi manifestazioni di gioia qui in panchina. E attacca ancora l'Italia con Ravanelli, Di Livio, Ferrara, posta curta, Cannavaro, Baldini, ora naturalmente non c'è più la pressione anche psicologica di tentare di sbloccare il risultato, può ragionare la nostra nazionale, ma vedete che ci sono problemi di equilibrio. Zola riconquista comunque il pallone, lo dà Ravanelli, finta per lo stesso Zola, va al tiro, traversa clamorosa di Zola, stupenda la finta anche di Ravanelli, grandissima conclusione di Zola, attacca ancora l'Italia, Maldini va al cross, il colpo di testa è di Šripek, grandissima conclusione di Gianfranco Zola e naturalmente entusiasmo del pubblico che sta salendo, ora prova l'Edmond, sentite l'urlo di incitamento, parte il suggerimento profondo, Peruzzi non ha problemi e rivediamo il tiro davvero molto bello di Zola che solo la traversa ha fermato. Ferrara, posta curta, Zola, Maldini, pare come sbloccata la formazione italiana. Ferrara, Ravanelli, Albertini, prova, fuori, e in effetti è un segno di quanto possa incidere, mentre abbiamo rivisto il gol, di quanto possa incidere il fattore psicologico sul rendimento di una squadra, ovviamente un po' abbacchiata la Polonia, Italia che subito dopo essere passata in vantaggio ha colto una traversa con Zola e si è presentata in modo abbastanza pericoloso. Pur non essendo sceso in campo fin dall'inizio, Roberto Baggio è una gran figura di questa serata calcistica napoletana, non a caso Roberto Gambuti porta spesso le sue telecamere a inquadrarlo. Intanto è Citco in azione, è stato fermato da Cannavaro. Novak, Balushinsky, ora Novak verso Kalushny, palla che filtra all'indietro su Costa Curta. Di Livio, ancora Costa Curta, ritmi non eccelsi, non c'è bisogno di spingere ora. Zola, Maldini, Costa Curta, Ferrara, non ha modificato il suo atteggiamento tattico la Polonia che continua a giocare con una squadra molto, con un assetto tattico molto molto guardingo. Attenzione, rivediamo il tocco preciso di prima di Matteo che non lascia scampo al portiere Wozniak che non ha nemmeno tentato la parata, va allo scatto Ravanelli, su di lui ovviamente sempre Voitala,
Di Livio. Ravanelli subito in mezzo, prova Zola di testa. Di testa invece ancora Ravanelli verso il centro, il rinvio di Caluscini, la palla però è per Dino Baggio con questo passaggio all'indietro, con rincorsa di Ferrara e palla affidata a Costa Curta. Quindi Albertini, determinante nell'azione del gol. Maldini, Zola, Stripek lo porta a spasso da una parte all'altra del campo. Zola, tocco all'indietro per Albertini per cercare Di Livio, lascia sfilare Balusinski e il pallone è a fondo campo. Eccolo ancora Roberto Baggio, poi Panucci, Albertini, Novak, Ledvan, vedete come cercano sistematicamente Novak i compagni. Ora viene in avanti Voitala, prova un problematico lancio in profondità che si spegne in palla laterale. Superata la mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, il risultato è di 1-0 a favore dell'Italia, che ha risolto il più grosso dei problemi, quello cioè di sbloccare lo 0-0, e lo ha fatto con un'azione davvero molto bella che ha portato al gol di Matteo al 24esimo. Intanto il pallone per Voitala, Dino Baggio, poi il rinvio di Zielinski, ancora Baggio, Zola folleggia fra un nuvolo di avversari, fa filtrare il pallone e poi Ravanelli che tenta il passaggio di ritorno ma non calibra bene il pallone dalla parte opposta. Intanto doppio intervento arcigno ed efficace di Maldini, 1-2 intanto Dino Baggio, attenzione c'è ancora la palla gol per Di Matteo che si fa chiudere dal portiere Wozniak. Anche questa è un'azione comunque molto molto bella. Rivediamo, vedete il lancio per Di Matteo che trova spazio per gli inserimenti da sinistra e il portiere Wozniak che chiude il calcio d'angolo. Maldini cede ancora a Zola, colpo di tacco per Maldini, parte il traversone da quest'altra parte, il tentativo con pallone che termina direttamente a fondo campo ha provato Ciro Ferrara, controllo difficilissimo. Comunque mi pare che da qualche minuto dopo aver segnato il gol l'Italia si è come sbloccata, mentre rivediamo ancora lo splendido assist di Albertini e il gran gol di Matteo. Vai Variale. Sì, l'Italia si è sbloccata ed è un'Italia che sicuramente adesso gioca con la forza dei nervi distesi. Una curiosità volevo segnalare, in pratica le migliori occasioni da gol degli azzurri sono made in England e sono targate Chelsea, perché il gol di Di Matteo, questa ultima occasione di Di Matteo, è la traversa di Gianfranco Zola, a conferma di quello che dicevi tu, che nel calcio del dopo Bosman le nazionali si devono anche abituare a fare, come dire, tesoro e virtù dei mercenari che ne fanno parte. Mercenari tra virgolette, ovviamente, come sempre, senza che ci sia nulla di offensivo, in questa, per carità, definizione. Ferrara, Albertini, Costa Curta, Ravanelli, Cannavaro, Albertini sta un po' a guardare la Polonia, Di Matteo, Costa Curta, Ravanelli, palla dentro per Zola, attenzione Zola, tiro e ancora Wozniak, miracolosamente doppio intervento strepitoso in uscita del portiere Wozniak che ha salvato la sua porta, prima su Di Matteo, ora su Zola. Rivediamo, vedete Zola va dentro, tunnel ai danni di Zielinski, tocco con il sinistro, Wozniak, portiere molto forte che gioca in Portogallo con il Porto, alla respinta, vediamo ancora Gianfranco Zola,
Fino all'ultima la sua presenza è stata in forse per un risentimento muscolare, tant'è che Maldini non ha in pratica dato, se non poco prima dell'inizio della partita, la formazione ufficiale. Gioco intanto fermo e calcio di punizione a favore della Polonia. Tecnico Pietniszek. Batterà Novak, vengono in avanti anche i saltatori della difesa e vedete che Ravanelli retrocede nella nostra area per dare manforte. Batte con il sinistro Novak, colpo di testa di Maldini. Zola smorza bene per Albertini, saltato un avversario, rallenta, cerca soluzioni, le trova con questo tocco all'indietro a Peruzzi che di piede dà a Ferrara. Albertini, Dino Baggio, Dino Baggio ha la maglietta fuori che evidenzia quella scritta che ha suscitato più di qualche perplessità, intanto il tocco in profondità di Ravanelli costringe in fallo laterale la retroguardia della Polonia. Dino Baggio, attaccato duramente da Kalushny. Mentre siamo giunti al 35esimo del primo tempo, con l'Italia che conduce per 1-0 nei confronti della Polonia. Primi 20 minuti con l'Italia che dava l'impressione di essere piuttosto in difficoltà a trovare Varchi e poi che si è nettamente migliorata dopo il gol di Di Matteo. Ferrara. Zola. Aveva visto con la coda dell'occhio Ferrara, ma lo ha servito centralmente mentre Ferrara andava in profondità. Intanto c'è questo tentativo di inserimento di Citko. Pare che il Vicev di Lodz, il club polacco nel quale gioca, abbia chiesto per un suo eventuale trasferimento 6 milioni di dollari, che è una cifra piuttosto ragguardevole. Ravanelli intanto converge, tocca verso il centro tentando di servire Baggio, poi pasticcia Kucharski, palla per Di Livio. Albertini. Largo, largo, largo. Cosa sta gridando Maldini? Sta gridando a Di Livio di stare largo, glielo aveva detto pure un attimo fa qui vicino alla panchina e adesso cerca di farglielo sentire, anche che nella posizione in cui si trova Di Livio, abbastanza lontano dalla panchina dell'Italia per la verità. È lontano perché non sta largo. No, va sottolineata una cosa però, la Polonia non ha assolutamente mutato atteggiamento tattico, bisogna vedere se sta difendendo la sconfitta in attesa di tempi migliori o se effettivamente poi il potenziale di questa squadra, bravissima nel chiudere i varchi per i primi 20 minuti, poi non è tale da consentire un'azione offensiva che possa mettere in difficoltà gli azzurri. E vedete che anche quando tentano di combinare in avanti non è che siano particolarmente precisi. Ecco Di Livio, largo. Due su di lui, fallo. Vediamo, l'arbitro su segnalazione del guardalinee concede il tiro d'angolo. Vediamo, vedete Balushinski, mi pare che abbia, oltre che toccato il pallone, anche agganciato un po' i piedi. Comunque dalla bandierina viene a battere Zola. Primo piano per Di Livio. Palla pericolosamente in avanti, è gol! È gol di Maldini! E vedete la gioia di papà Cesare di Tardelli, ancora gol di Paolo, commosso Cesare Maldini, è al 37esimo della ripresa, c'è il raddoppio, Paolo felicissimo. 2-0 su azione d'angolo, primo colpo di testa di Paolo, miracolo ancora di Bosniak, rivediamo il tutto. Vedete, primo colpo provato da Maldini con respinta del portiere, gol ancora di Paolo, determinante però. Avete visto il primo tentativo di colpo di testa di Ferrara,
che ha smarcato Maldini. Vedete Maldini di piatto, Wozniak si trova il pallone addosso, poi dal basso in alto con il destro Paolo Maldini e papà Cesare contentissimo. Vai Variale. Eh sì Bruno, papà Cesare è veramente tanto contento. A Trieste gli dicemmo che ci sembrava un po' più contento del solito e lui disse di no, e mi sembra anche giusto dire di no perché non fa parzialità sicuramente Cesare, mentre vediamo questa bella iniziativa di Di Matteo che va potrebbe... Di Matteo, ecco sì. Fuori il suo traversone e intende a attendere l'inserimento. Zielinski ha chiuso, concludi pure. E ci diceva appunto che i gol sono tutti belli, gol azzurri particolarmente. Comunque l'abbiamo visto veramente molto felice per questo gol ancora più importante. Gol, come dicevi tu, propiziato dalla iniziativa di Ferrara, che è rimasto anche leggermente infortunato mentre gli azzurri si abbracciavano e ha corso il professor Ferretti. Fortunatamente per il difensore del nazionale napoletano Ciro Ferrara, nulla di grave, e quindi 2-0 e tutti contenti. Zielinski, mentre vedete che effettivamente quella scritta in quella posizione non è che sia il massimo. Ferrara, Albertini, ancora Ferrara, il doppio vantaggio ora dovrebbe consentire alla nazionale italiana di interpretare con crescente tranquillità e quindi con maggiore ulteriore efficacia. Il copione di questa partita che inizialmente si era presentato piuttosto difficile da decifrare. Costa curta, Zola, Zielinski su di lui, poi Ledvon, Stripek, Novak, Zielinski, Balustinski, Ferrara, Di Nabaggio, attenzione, alza la bandiera il guardaline perché c'è un giocatore polacco a terra, è entrato in contatto con Di Livio, dovrebbe trattarsi di Balustinski. Vedete Di Livio ancora accanto a lui, eh sì, c'è un pestone di Di Livio a Balustinski, intervento sicuramente regolare, mentre Ciro Ferrara, approfittando della pausa, è andato vicino a Maldini, il quale gli ha detto? E gli ha detto, si è sincerato per la verità delle sue condizioni, perché ripeto, Ciro era rimasto contuso nell'azione del gol di Paolo Maldini, mi pare però che sia in condizioni di poter giocare regolarmente, quindi si voleva sincerare di questo praticamente il CT. Ottimo intervento intanto in copertura di Cannavaro, poi Maldini all'indietro per Costa Curta che spazza via, palla intercettata da Novak d'anticipo su Di Matteo, va Novak sulla destra, lo controlla ancora Di Matteo, viene a sostegno il giocatore Baldock che dà ancora al suo capitano, quindi si sgancia anche Voitala, tocco largo nuovamente per Ledvon, l'uscita di Peruzzi che perde il pallone, forse c'era anche carica, lascia correre l'arbitro e Ferrara porta fuori di forza il pallone subendo fallo, confermando Bruno che è in ottime condizioni Ferrara, un intervento davvero straordinario mi pare, proprio sul piano muscolare. Rivediamo intanto Peruzzi che viene caricato chiaramente da Kucharski, lascia correre l'arbitro, sbroglia Ferrara. Di Livio, ancora Ferrara. Intanto siamo al 42esimo del primo tempo, l'Italia conduce per 2-0 con i gol di Di Matteo e di Maldini, situazione dunque sotto controllo. Vi ricordo che durante l'intervallo avremo l'opportunità di sentire le interviste dalla tribuna centrale curate da Ignazio Scardina e poi a fine gara abbiamo allestito un salottino con Carlo Paris. Intanto il pallone è giocato da Kalusny che ha messo in movimento Balustinski che si è ripreso, il tocco all'indietro per il solito Novak, esterno per Valdok, poi la conclusione improvvisa di Citfo e la parata di Peruzzi.
E Cicco anche in questa occasione ha dimostrato di essere un ragazzo molto sveglio, rapido di riflessi, con buoni piedi. Cannavaro, Ferrara, Palaola, il pubblico di Napoli, ottima risposta, saranno presenti 65.000 spettatori almeno. Intanto c'è un fallo su Ravanelli, si gioca in un clima di grande entusiasmo. Palla per Maldini. Costa Curta. Ravanelli in contratempo. Portiere Wozniak, ora Balusinski. Polonia che finora ha combinato ben poco. Vale la pena di ricordare ancora che ci sono assenze importanti delle file della Polonia, ma occorre pur dirlo, ci sono molti giocatori indisponibili tra quelli teoricamente convocabili anche per Maldini. Sale altissimo l'incitamento del San Paolo, davvero una grande cornice, e Napoli conferma di essere piazza sempre affidabilissima. Ci sono stati alcuni episodi calcistici in questo stadio non lieti, basterà a ricordare la semifinale famosa con l'Argentina di Maradona, il Mondiale Italia 90, ma il pubblico di Napoli ha sempre risposto con il ben noto entusiasmo. Tanto c'è Zielinski che rinvia in maniera un po' approssimativa, poi Ravanelli, ancora su di lui Voitala. Non interviene l'arbitro, ma forse ha ragione, perché Ravanelli in effetti è un giocatore che sa proteggere molto bene e anche con un pizzico di malizia al pallone. E sentite, davvero straordinario l'apporto del pubblico di Napoli. E tra l'altro, Bruno, volevo ricordare, tu prima giustamente ricordavi la partita purtroppo poco fortunata dei mondiali del 90 Italia-Argentina, però va detto che nelle gare di qualificazione mondiali che si sono disputate a Napoli la nazionale azzurra ha un bilancio estremamente favorevole, 3 vittorie e 1 pareggio, soprattutto mai un gol subito, e anche stasera, facendo i soliti scongiuri, mi pare che le cose stiano andando per il verso giusto. Intanto c'è ammonizione per Albertini, che è entrato in ritardo allungando la gamba, ammonito Albertini. Tardelli che si arrabbia molto, Bruno, perché in realtà la panchina azzurra ha chiesto più di una volta il cartellino giallo per Voitala, che su Ravanelli insomma ha usato spesso le maniere forti, e invece il primo ammonito è Albertini per questo fallo, sicuramente abbastanza grave, ma ce n'erano stati anche prima alcuni dei polacchi dello stesso tenore. Intanto siamo a quasi 2 minuti di recupero per quanto riguarda il primo tempo. Vedete Valdoc, che è il giocatore che presidia la fascia di destra, è uno dei pochi che ha cambiato un po' il suo modo di stare in campo dopo i gol dell'Italia, ha cioè leggermente avanzato la sua posizione. Questa è la panchina italiana, dove sono sistemati Toldo, Panucci, Benarrivo, Fuser, Eranio, Inzaghi e naturalmente Roberto Baggio. Tra l'altro, Bruno, questa ammonizione è particolarmente pesante, si spiega quindi anche così la reazione di Tardelli, sì, perché Albertini era diffidato e dovrà quindi saltare la prossima partita degli azzurri contro la Georgia. Mentre vedete che il giocatore polacco viene addirittura portato fuori, e si tratta in realtà di Valdoc. Si riprende ovviamente con il calcio di punizione che viene battuto da Novak. Palla fuori, prova la conclusione Balusinski e la parata di Peruzzi è tutt'altro che difficile, ed ecco che l'arbitro, lo spagnolo García Aranda,
manda le due squadre negli spogliatoi di aver visto che ci sono due sostituzioni nella nazionale polacca. Sì. Sono in campo il numero 16 Majak e il numero 17 Varzica, che è una punta, gioca con il Panathinaikos, giusto? Sì, Bruno, mi sono informato adesso presso la panchina polacca, sono usciti Waldock e Kucharski. Comunque che va ancora interpretata con molta circospezione. È chiaro che il risultato di 2-0 e il modo in cui è maturato ci fanno stare abbastanza tranquilli, ma la Polonia ha dimostrato almeno di tanto in tanto di essere abbastanza insidiosa quando si porta in avanti, da tenere d'occhio in modo particolare il numero 6 Citko. E ora vedremo Varzica, eccolo in azione, va Varzica, prova Peruzzi, para. Tanto però mi pare che l'altro nuovo entrato, Majak, si sia sistemato più o meno nella posizione occupata da Waldock. Sì. In effetti, Bruno, mi pare che almeno da queste primissime battute tatticamente non sia cambiato nulla. Non è cambiato nulla, no. Probabilmente è stato inserito questo Majak per chiudere su Di Matteo, che è stato pericolosissimo sulla sinistra nel corso del primo tempo. Vedete infatti che Di Matteo è atteso da Majak, il suo lancio raggiunge Zola, che però non riesce a trattenere il pallone in campo. Confermata la marcatura su Zola di Šripek. Si gioca da un minuto e mezzo nella ripresa al San Paolo di Napoli, Italia 2 Polonia 0, gara valida per le qualificazioni ai mondiali di Francia. Di fondamentale importanza la vittoria per gli azzurri in questa gara. Intanto c'è un attimo di decisione di Costa Curta, che poi prolunga l'indietro per Ferrara. Peruzzi, ancora Costa Curta, lo attacca Varzica, centrocampo Di Matteo, Dino Baggio, ancora Ferrara, Ravanelli, cambia da quest'altra parte a cercare Zola. Pallonetto per Maldini, tenta il controllo in dribbling Maldini, ma viene fermato. Ecco Varzica, fa da sponda, chiama in avanti Ledvon, poi il pallone ancora all'indietro al marcatore di Zola, che chiama in causa il suo portiere, che è stato bravissimo nel corso del primo tempo con due uscite spericolate ed efficacissime. Intanto c'è il lancio per Citko, eccolo Citko, trova la collaborazione di Balushinsky, il tocco centrale per Novak, e vedete che di tanto in tanto i giocatori dimostrano di avere qualche difficoltà nel mantenere l'equilibrio. Ancora Varzica largo all'altro nuovo entrato, Majak, tocco centrale per Varzica, poi Majak, attenzione Majak, Majak, tiro Peruzzi, miracolosamente ancora alla respinta, e stavolta è il portiere della nazionale italiana che deve opporsi alla grande, e questo è un segnale che non occorre abbassare la guardia. Difatti Maldini è agitatissimo mentre rivediamo il tiro di Maia, che è la respinta di Peruzzi. Vai Enrico. Maldini è uscito ben oltre la zona di competenza ed è stato immediatamente redarguito dal quarto uomo. Effettivamente è stato un pericolo grosso quello colto dagli azzurri. Questo Maia, che è un giocatore inserito evidentemente, come dicevi tu, con scopi di contenimento, ma evidentemente la capacità di inserirsi lo ha fatto molto bene in questa circostanza, ed è stato bravissimo Peruzzi, in ottimo momento di forma, confermato anche con questa grande parata, ad opporsi al giocatore polacco. Ancora panchina degli azzurri, vedete Inzaghi, tanto il pallone è giocato da Di Livio, converge bene Di Livio, si smarca ancora, vedete Di Matteo, ma il passaggio lo coglie un po' in controtempo, e c'è la rimessa di Ledvon. Di Matteo nel corso del primo tempo in un paio di occasioni si è presentato da sinistra in maniera pericolosa, ha fatto un gol e poi ha chiamato in un altro caso il portiere Wozniak a un difficile intervento. È molto mobile intanto Varzica,
Palla riconquistata dagli azzurri a centrocampo, c'è spazio per Dino Baggio, si allarga Zola, eccolo servito, stop, palla in area, raddoppio, fermato. Ledva, Novak, Bruno, c'è movimento in panchina, tocca a Roberto Baggio e quindi già il pubblico se ne sta vedendo, stato il pubblico, è fuori gioco, sì. Pubblico che qui proprio nella tribuna alle spalle della panchina azzurra se ne sta vedendo, e proprio qui è esposto uno striscione dove c'è scritto Baggio l'azzurro ti dona, e pensiamo che si riferisca ai due azzurri ovviamente. E adesso sentiamo che tutto il San Paolo sta scandendo il nome di Baggio. È un momento particolare, è un momento particolare anche per Roberto Baggio, che ha la gioia di ritrovare la maglia azzurra e che costituisce il sogno dei tifosi napoletani. Intanto gioco fermo e calcio di punizione per il fallo subito da Ravanelli. Inutile sottolineare le difficoltà avute da Roberto Baggio, ed ecco la sostituzione. C'è l'abbraccio fra Gianfranco Zola, anche lui ex napoletano, sentite l'urlo del San Paolo a salutare Roberto Baggio. Abbracci anche per Gianfranco Zola appena rientrato in panchina, e Gianfranco Zola che però potrebbe accusare un piccolo problema muscolare, ne sta parlando adesso con il professor Ferretti, dopo mi informerò e cercherò di darti più notizie, di dare più notizie soprattutto ai telespettatori. Bruno, non ha avuto intanto sviluppi il calcio di punizione con il pallonetto calibrato da Albertini, mentre Balushinsky che ha messo in movimento addirittura Zielinski, ecco il lancio sulla nuova punta Varsica, palla che carambola centro area per Cannavaro, Albertini, Cannavaro, Maldini. Eccolo Roberto Baggio di prima verso Di Matteo, anticipato in recupero proprio da quello che è il suo marcatore, anche se la marcatura non è molto stretta, appunto Majak, il nuovo entrato, poi è Ledvon che la gioca su Novak, Novak dalla parte opposta a Sripek, Sripek in profondità per Varsica, ancora lì dietro per Sripek che ora marca ovviamente Roberto Baggio. Palla per Calusti, tocco largo per Majak, quindi Citko all'indietro per Voitala, Kalusny e palla in profondità, molto laboriosa la manovra dei polacchi. Bruno, sì. Purtroppo per Zola c'è qualche problema fisico, potrebbe trattarsi di una contratturina, ci ha detto ho sentito un po' di dolore alla gamba destra il giocatore del Chelsea, che ricordiamolo era stato in dubbio fino all'ultimo, anche se negli ultimi giorni quando era riuscito ad allenarsi con la nazionale pareva pienamente recuperato, quindi si tratta di un infortunio a Zola che ha anticipato a nostro avviso di qualche minuto il ritorno in nazionale di Roberto Baggio. Naturalmente tutti gli auguri a Zola, attenzione Baggio, 1-2 con Ravanelli, agganciato sul piede d'appoggio, c'è calcio di punizione dal limite, fallo di Voitala. Rivediamo, vedete nettissimo l'aggancio. In effetti Voitala, come sottolineava Variale, nel corso del primo tempo ha più e più volte portato degli interventi fallosi. Il cartellino giallo però è scattato solo per Albertini. Punizione affidata naturalmente al piede di Roberto Baggio. Palla dentro, il colpo di testa di Zielinski. Baggio di prima, il traversone alla parte opposta. C'è Dino Baggio, respinto il suo tiro, c'è Di Livio, parte il suo cross, Ravanelli, palla che si impenna su Ravanelli, è andato in marcatura occasionale Sripek, abbandonando per un attimo Baggio, calcio d'angolo. 9 minuti della ripresa, rivediamo, ed è Di Livio che effettua il tiro dalla bandierina.
palla fuori, Varsica, tocco forse un po' corto, ma pallone che torna verso Varsica che non lo può controllare. Paolo Maldini alla rimessa. Quando si gioca da 10 minuti nella ripresa sul risultato di 2-0, Ravanelli, Maia, poi Albertini, Di Livio, di prima su Ferrara, Albertini, viene davanti anche Cannavaro, Maldini, Albertini, retrocede tutta la formazione polacca, dritto per Baggio, di prima ancora benissimo per Di Matteo, è in area, parte il sinistro, fuori. E in effetti ha trovato una posizione che mette sovente in crisi la Polonia di Matteo, partendo dalla tre quarti sulla zona mediana della sinistra, trova spesso dei varchi. Centrocampo recupera il pallone l'Italia, ma c'è stato fallo di Cannavaro, avete visto, è andato subito a scusarsi con Citco. Batte Novak che riceve il passaggio ancora da Šeripek, lo attacca Roberto Baggio, fa fuori però prima Baggio, poi Ravanelli, Novak da Varsica, sul quale c'è ancora fallo. Avete inquadrato Ciro Ferrara, il libero della, della Polonia, Zielinski. Poi Novak, parte il suo cross, attenzione, palla in area, buon riflesso di Cannavaro, poi Albertini, Citco lo anticipa ma commette fallo. Punizione per l'Italia, momento in cui la formazione italiana dà quasi l'impressione di tirare il fiato, non ci sta Cesare Maldini che si sbraccia a bordo campo, vai Variale. No, non ci sta, non ci sta, chiede agli azzurri di non abbassare i ritmi di questa partita, anche perché come abbiamo visto appena ci si rilassa un po' la squadra polacca si rende pericolosa come è avvenuto prima e ci è voluto il solito ottimo Peruzzi per sventare il pericolo. Adesso tutti gli occhi ovviamente sono puntati su Roberto Baggio, Bruno, tutti gli occhi del San Paolo e penso anche tutti gli occhi dei telespettatori. Roberto Baggio che torna in maglia azzurra dopo 20 mesi, ha già dato saggio della sua classe con un paio di tocchi, vediamo che cosa combinerà in questa frazione di partita che Maldini gli ha concesso di giocare anche per l'infortunio. Eccolo. A Gianfranco Zola, ecco Baggio. Attenzione al fuorigioco, è intelligentemente Baggio, non ha servito Ravanelli che era in fuorigioco, poi il pallonetto in profondità per l'altro Baggio, grande intuizione, grande intelligenza, perché in precedenza si era smarcato Ravanelli che era in fuorigioco, poi Baggio ha tentato, vedete, il suggerimento verso Dino Baggio, leggermente troppo profondo. Mi pare che l'approccio di Roberto Baggio con la partita sia stato corretto, nel senso che non dà assolutamente l'impressione di voler strafare, ha giocato spesso la palla di prima quando ne è entrato in possesso e si sta anche applicando in copertura. Intanto Albertini ha dato a Ravanelli, va Ravanelli e tenta il passaggio che però viene ribattuto, alimenta l'azione italiana Albertini sul quale ha commesso fallo Majak, punizione. Albertini ancora una buona partita da ricordare, il suggerimento appare sofferente anche lui, forse solo stanco. Quattordici minuti della ripresa, sempre 2-0 al San Paolo per l'Italia con Roberto Baggio che toccherà a Ravanelli. Il sinistro è teso e termina a fondo campo. Partita di grande impegno personale da parte di Ravanelli. Ricordiamo che nel settore delle punte comunque, rivediamo la sua conclusione,
dove c'è una teorica grande abbondanza di giocatori per effetto di una serie notevolissima di infortuni e di indisponibilità, e Maldini si è venuto a trovare un po' con gli uomini contati. Mancano i vari Del Piero, Casiraghi, anche Vieri. Intanto è in azione ora Ledvon, tocca centralmente per Zielinski, vedete che è il libero e che gioca ora leggermente più avanzato, mentre si sgancia Vojtala, palla ovviamente per Novak. Larsica, Kalushny, Ledvon, ancora Larsica, braccato e fermato da Paolo Maldini. La rimessa dello stesso Ledvon a favore di Kalushny. Novak, buona la puntatina, poi Ravanelli fermato, Ledvon, vedete il difensore esterno di destra che avanza, c'è una deviazione di Maldini, si coordina per il rinvio Costa Curtan e viene fuori un pallone a campanile colpito di testa da Ravanelli che a giudizio dell'arbitro si appoggia irregolarmente sull'avversario, quindi ci sarà una punizione per la Polonia. Polonia che sta mettendo un po' la testa fuori dal guscio, vediamo che in effetti appoggia il gomito sull'avversario Ravanelli. Citko è bravo, però Costa Curta con l'aiuto di Maldini lo ferma. Il rinvio di Costa Curta, il pallone verso Di Matteo, il colpo di testa di Šripek, ancora di testa Šripek per Majak, all'indietro per Zielinski, palla ora per Vojtala. Il rinvio di Ferrara, il colpo di testa di Ravanelli, la palla per Baggio, lo scatto, Roberto Baggio, attenzione, Baggio punta il portiere, lo salta, tiro, gol, grandissimo gol di Roberto Baggio, strepitoso al sedicesimo del secondo tempo, 3-0, serata magica a Napoli, è successo quello che tutti si attendevano, un gol d'autore firmato alla sua maniera da Roberto Baggio. Rivediamo, vedete, è Dino che lancia in profondità, scatta bene rubando il tempo a Šripek, attende l'uscita del portiere, resiste alla tentazione del pallonetto, punta il portiere, lo sgancia, mira l'angolino più lontano, è il 3-0, strepitoso. Grandissimo gol, sentite l'ovazione del San Paolo. Vai Variale. Bruno, ti dico solo che Cesare Maldini per esultare è arrivato a centrocampo, è entrato in campo veramente fino a centrocampo, inseguito da Tardelli, e d'altra parte lo avremmo fatto tutti sinceramente se avessimo avuto questa possibilità, perché è un gol veramente che sembra scritto da una regia che voleva celebrare stasera al San Paolo una grande festa e soprattutto il ritorno di un giocatore che comunque rappresenta un patrimonio straordinario per il calcio italiano e che è giusto recuperare. Benissimo, nel frattempo mi portano la comunicazione che gli spettatori paganti sono 35.326 per un incasso leggermente superiore al miliardo, ma naturalmente a San Paolo c'è molta più gente. È davvero, è stato un momento di particolare emozione sportiva il 18° minuto della ripresa, quando Roberto Baggio ha segnato un grandissimo gol. Buona risposta di pubblico naturalmente, e soprattutto straordinario appoggio dei napoletani a questa nazionale che stasera ha regalato, indipendentemente poi dalla qualità complessiva del gioco, ha regalato dei momenti particolarmente intensi sul piano emotivo. Ravanelli, Di Matteo, Paolo Maldini, Dino Baggio, Ravanelli, posizione regolare, va verso il fondo, punta il suo marcatore Vojtala, tocca fuori per Dino Baggio, largo per Di Livio, Di Livio a guadagnare la fascia,
dribbling e contro dribbling sull'avversario che non lo lascia, si tratta di Baluscinski. Poi tocco al centro, ancora Di Livio che ha ricevuto il passaggio di ritorno di Ravanelli, parte il traversone, Ravanelli si aiuta un po' spingendo, calcio di punizione, ma il 3-0 ci lascia tranquilli, Variale. Eh sì, il 3-0 ci lascia tranquilli, diciamo pure che se fosse confermato questo risultato sarebbe lo stesso che Cesare Maldini colse al suo esordio in nazionale qui a Napoli il 6 gennaio del 1960 contro la Svizzera e quindi, come dire, sarebbe un corsi e ricorsi storici assolutamente ben augurante. Intanto c'è un cambio nelle file della Polonia, sta entrando il numero 15 Aito e uscito il numero 8 Baluscinski. Šripek, Ledvab, punizione per la Polonia. 20 minuti di gioco nella ripresa, 3-0 il risultato per la nazionale italiana per la Polonia, sulla Polonia. Novak, Wojtala, poi Kaluśny. Quindi c'è il nuovo entrato Haito, profondo ripiegamento di Livio. Grazie Pedino. Vedete appunto Haito che ha rilevato Baluscinski, effettua gli stessi la rimessa laterale, possiede un lancio lungo come vedete, palla in area, Cannavaro, poi fuori, tocca di Matteo, poi Albertini e poi giocata di fino ancora di Roberto Baggio che imbecca in profondità Ravanelli, l'anticipo di Paolo Maldini. E vedete lo striscione cui faceva riferimento in precedenza Variale, cioè Baggio l'azzurro ti dona, e ovviamente quell'azzurro ha un significato cromatico del tutto particolare, relativo non soltanto all'azzurro della nazionale ma anche all'azzurro della maglia del Napoli. Novak, palla dentro, immediatamente respinta, eccolo, ancora Roberto. Subito il suggerimento per questa curta, poi Ravanelli, da quest'altra parte per Albertini, carica al destro, palla sul fondo. Contropiede secchissimo, articolato anche con una buona uscita di Costa Curta, e vedete l'applauso di Maldini, in effetti nello sviluppo di questa azione di rimessa è stato determinante Costa Curta, poi sugli sviluppi dell'azione è andato al tiro Albertini, ha approvato anche Maldini. Variale. Sì, l'azione effettivamente è stata articolata benissimo, mentre Baggio recupera un'altra palla, vediamo che cosa inventa adesso Roberto. Peccato, è stato stretto da due avversari e è caduto. Bellissimo veramente l'articolazione, bellissima l'articolazione dell'azione precedente, è mancata solo la conclusione vincente, ma Albertini ha fatto bene a provarci da quella posizione. Intanto è in azione Haito, va a chiudere Costa Curta nell'azione difensiva tipica del libero, applausi, buona prova di Billy. Albertini, Maldini, e Ravanelli va ancora, Wojtala torna su di lui, contatto, spalla contro spalla, dice che va bene l'arbitro. Partita con qualche sbavatura di Ravanelli sul piano tecnico-stilistico, ma indubbiamente di grande efficacia anche per il dispendio energetico e per la lotta che ha ingaggiato, agonisticamente molto molto accesa con il suo marcatore Wojtala. Sì, tra l'altro Bruno, ho l'impressione che l'arbitro Garcia Aranda abbia un po' puntato, come si dice in gergo, Ravanelli, perché ha fischiato molto raramente punizioni al nostro attaccante, che ha dato vita sicuramente a un duello molto muscolare con Wojtala, però effettivamente ha subito più che dato botte e l'arbitro non sempre questo lo ha riconosciuto. E d'altronde è il destino degli attaccanti. E qui si sente il vecchio difensore Pizzu. Di Livio. E sorride Cesare, ne ha ben donde, in effetti questa partita era molto molto delicata, bisognava cercare di vincerla in tutti i modi. Albertini,
Di Matteo, Maldini, Cannavaro, Peruzzi, un solo intervento ma determinante in avvio di ripresa. Ancora Ravanelli, tocca di testa sull'ostacolo di Voitala, il recupero è da parte di Majak, il tocco è a Šripek, il lancio è verso Novak, c'è Ferrara su di lui, Novak tocca bene all'indietro a favore di Haito, poi c'è questo lungo lancio in profondità, Maldini forse spostato, ecco l'inserimento intanto di Majak che converge e poi l'anticipo secco precisissimo da parte di Di Matteo, che ha giocato una gara esemplare sia in copertura sia in costruzione sia anche nella fase del contenimento. Baggio Roberto intanto in fuorigioco a centroare. Novak, palla affidata a Kalushny. Novak ha giocato un numero infinito di palloni, questi è Kalushny e questi è Majak che combina con Ledvon, Majak in profondità, poi Cannavaro che si fa soffiare il pallone, ne approfitta o tenta di farlo ancora Majak che però è attaccato irregolarmente, c'è un nuovo calcio di punizione a favore della formazione polacca, arriva Novak a batterlo, Albertini, palla in area, attenzione, sfila direttamente a fondo campo, c'è rinvio e non ci sta, non vorrebbe mai che il pallone arrivasse nemmeno in area. No, non molla di un centimetro, non molla di un centimetro, prima si è arrabbiato con Cannavaro perché è proprio così, Cesare non ci sta neanche ad arretrare di un centimetro. Peruzzi, Baggio, Di Matteo, Albertini, Dino Baggio, Di Livio, Albertini, Ferrara, Peruzzi. Ovviamente la partita sul piano del risultato pare già decisa, intanto c'è un gran colpo di testa di Cannavaro, poi Baggio, quindi Dino Baggio anticipato, ma c'è Di Livio, tocco d'esterno, Ravanelli si fa largo irregolarmente e anche stavolta avevano spinto tutti e due e vedete la smorfia quasi di pianto da parte di Ravanelli, che comunque anche lui si fa rispettare, Baggio al raddoppio, lo ferma Haito e poi sparacchia via come può Ledvon, parte il suo sinistro di prima, isolato in avanti Varzica, Dino Baggio, che Dino Baggio ha giocato una buona partita di contenimento, vince un rimpallo di Livio ma in seconda battuta è pronto a fermarlo Šripek. Poi c'è il tocco di Citco a favore di Haito, porta palla ancora Novak, il servizio per Majak, questi è Ledvon dentro a cercare Varzica, parte il suggerimento, attenzione c'è un buco da quella parte, Haito, tiro ribattuto e c'è contropiede ora Di Livio, Roberto, attenzione al fuorigioco, Ravanelli a fondo di Roberto Baggio, Ravanelli si era allargato e hanno chiuso i polacchi. Kalushny in combinazione con Novak, ora Ledvon, ancora Kalushny, Šripek, è naturalmente molto molto più aperta ora la Polonia, Novak, il fallo di Cannavaro
su Maia. Mentre qui rivediamo, vedete il tunnel, Roberto Baggio con palla in profondità aveva addoppiato da quelle parti Ravanelli, che però si stava allargando. Rovi Baggio, gran serata. Calusci. E ancora recupera un pallone Dino Baggio, lo controlla prima di darlo a Cannavaro, che lo scaraventa in profondità per il colpo di testa di Ravanelli, e stavolta la punizione è a suo favore. Vedete che Ravanelli, ah no, contro anche stavolta. E in effetti forse hai visto bene Enrico quando hai detto che l'arbitro Garcia Aranda l'ha un po' preso di mira. È vero che i difensori spesso hanno ragione nei giudizi degli arbitri, però mi pare che Ravanelli insomma è stato veramente un po' preso di mira da questo arbitro spagnolo. Buon lavoro di Cannavaro, che poi in qualche maniera mette in difficoltà Peruzzi, palla in palo laterale, e sono piccole concessioni accademiche che in difesa forse sarebbe meglio evitare. La rimessa di Haito, che è venuta da questa parte a sfruttare il suo lancio molto lungo. Vedete infatti che si tratta quasi di un corner. Albertini, palla ancora fuori per la rimessa polacca. Ora ha un po' allentato la presa la nazionale italiana e si affaccia in avanti la Polonia. La conclusione ancora di Haito, Peruzzi senza difficoltà. Maldini, questa punta, ancora Cannavaro da Ferrara, questa curta, Ravanelli, Dino Baggio, Di Livio, Roberto Baggio, Di Livio, Roberto, tenta la finta ma trova un secondo avversario, va alla caccia caparbiamente del pallone, lo riconquista ma l'arbitro giudica falloso il suo intervento. Si rotola a terra Kalushny, il giocatore che ha subito il fallo, ma francamente mi pare di aver visto piede contro piede con in mezzo il pallone. E anche stavolta ha protestato vistosamente Cesare Maldini. Mariale. Eh sì, in realtà il contrasto c'è stato, però francamente nettamente involontario, c'era palla piede palla, ha avuto la peggio il polacco. Probabilmente il fallo comunque ci poteva stare e poteva essere fischiato a Roberto Baggio. Roberto Baggio che sta vivendo una serata veramente. Da campo rivediamo ancora. Forse si ha un po' allungato la gamba a piede teso Roberto Baggio, e ovviamente ci auguriamo che non si tratti di nulla di grave per Kalushny, che si disseta e quindi tra poco rientrerà. Costa curta, palla a centrocampo per Citto, vince un contrasto, poi Di Matteo che intercetta il pallone e lancia Ravanelli, ha di fronte Zielinski, cambia dalla parte opposta, bene per il lontano Di Livio, su Di Livio si porta Šripek, ora le marcature sono un po' saltate. Dino Baggio, Albertini, Maldini, Ravanelli, si gira Ravanelli, tocca per Dino Baggio, largo per Di Livio, su Di Livio ora c'è Haito, si avvicina Roberto Baggio, eccolo servito, parte il cross verso Ravanelli in uscita anticipato da Bosnia. Majak, Novak, Šripek, Haito, Šripek, ancora Haito al centro verso Kalusny che sta benissimo, prova infatti la conclusione dalla distanza, palla a fondo campo,
partita che si sta lentamente spegnendo, parlottano Tardelli e Maldini. E Bruno, infatti Maldini sta facendo muovere tutti gli azzurri della panchina che si stanno riscaldando nella zona loro riservata. Potrebbe anche esserci qualche altro cambio in questi ultimi minuti. Nel frattempo siamo giunti al 35esimo della ripresa, il risultato è saldamente nelle mani degli azzurri, un 3-0 rotondo maturato attraverso i gol di Di Matteo e Paolo Maldini nel primo tempo e Roberto Baggio nella ripresa. Intanto Citco, vedete che fa vedere veramente di essere dotato di un'ottima tecnica individuale, viene attaccato da Costa Curta che ora viene anche ammonito e qua francamente mi sembra che il metro dell'arbitro Garcia Aranda sia un po' troppo severo. Bravissimo Citco, comunque resiste a una prima carica, punta poi Costa Curta e vedete che fa indubbiamente ostacolo con il corpo. Bruno, ed è un'altra brutta notizia perché anche sì, Costa Curta è diffidato e quindi a settembre contro la Georgia dovremo fare a meno di due giocatori importanti come Costa Curta e Albertini. Meno male che la qualificazione, come dire, anche se non c'è il conforto ancora dei numeri, mi pare abbastanza messa in cassaforte. Prova ancora dalla distanza Kalushny e il pallone sfila a fondo campo, mentre vedete inquadrato Novak. Novak è stato anche stasera un po' il cervello di questa squadra, una squadra arrivata in Italia con il chiaro intento di portar via un pareggio. Del resto anche Pietniczek, il selezionatore polacco, ha detto di puntare al pareggio per poi giocarsi l'eventuale secondo posto con gli inglesi, che ve lo ricordo devono andare a giocare ancora in Polonia. La Polonia ha giocato già a Wembley ed è stata sconfitta per 2-1 al termine della partita di grosse difficoltà per la nazionale inglese. Tanto avanza Šripek, tocco all'indietro per Zielinski, Vojtala, hanno nettamente rallentato il ritmo gli azzurri. Novak, ennesimo pallone giocato caparbiamente dall'ormai anziano giocatore polacco. Di prima Citko molto bene, largo per Vojtala, parte il cross di quest'ultimo, c'è la deviazione di Paolo Maldini e registriamo un tiro d'angolo per la Polonia. Si annuncia tra l'altro una sostituzione, Bruno, è pronto Fuser, vediamo al posto di chi entrerà, lo sta decidendo in questi istanti. Maldini, che tra l'altro ha chiamato a fianco a sé anche Panucci, potrebbe entrare anche il difensore del Real Madrid in questi ultimi minuti, un doppio cambio. Vediamo difatti Fuser inquadrato mentre c'è questo tiro d'angolo per la Polonia e Costa Curta attentissimo a mettere fuori, poi si sgancia Ferrara, 1-2 con Roberto Baggio. Ferrara agganciato, si prosegue e il pallone viene mandato correttamente da Haito in fallo laterale perché è rimasto infortunato a terra Ferrara e avete visto che anche in questo caso è stato agganciato in maniera piuttosto netta. L'arbitro ha lasciato correre e speriamo adesso che Ferrara non si sia fatto male, mentre vediamo Fuser, Ciro a terra, Ferrara, Variale. Sì, e anche questo a nostro avviso, non vorremmo sembrare faziosi, ma ci sembrava un fallo da ammonizione perché è stato agganciato, vabbè, a palla lontana. O quantomeno un fallo. O comunque un fallo, l'arbitro neanche la punizione ha fischiato. Dovrebbero entrare, come ti dicevo, Fuser e Panucci al posto di Dino Baggio e Di Livio. Vediamo però adesso quali sono le condizioni di Ferrara e c'è purtroppo il massaggiatore Bozzetti che fa segno che Ferrara non ce la fa a continuare, c'è bisogno del cambio e quindi... Ecco, la panchina adesso si è accorta di queste segnalazioni e quindi deve un attimo bloccare l'uscita di Di Livio. Entra Panucci e esce Ferrara, mentre inizialmente la segnalazione era per Di Livio. Ferrara purtroppo esce in barella, adesso ci andremo a sincerare delle condizioni del difensore della Juventus. Veramente non ci voleva, la partita ormai definita. Davvero.
vedi un po' di sincerarte. Sì. Ed ecco anche Panucci. Panucci per Ferrara. Ovviamente è un problema che riguarda prima di tutto l'integrità fisica del giocatore, ma poi in qualche maniera oltre alla nazionale anche alla Juventus, che di Ferrara non può certo fare a meno in questa fase cruciale della stagione. Schrippe, Cannavaro, Albertini, ed ecco che tocca il suo primo pallone Panucci, che riceve il passaggio di ritorno da Di Livio, il lancio in profondità, l'anticipo di Voitala, la palla fuori, però vedo che Ferrara si è seduto in panchina. Che impressione hai, Enrico? Bruno, dalla mimica, certamente non ci avviciniamo adesso, mi pare che Ferrara lamenta il fatto che gli si sia girata la caviglia destra. Vediamo un po' l'entità del danno, stanno lavorando i sanitari azzurri e il massaggiatore Bozzetti. Come dicevi tu, in questa fase della stagione soprattutto la Juventus non può fare a meno di Ciro Ferrara. Attenzione, ecco Baggio intanto. Baggio lanciato da Ravanelli, tenta di lanciare ancora Ravanelli, ha chiuso Zielinski, mentre vediamo il primo piano di un vecchio guerriero come Ciro Ferrara. Di Livio, colpo di tacco per Baggio, parte il cross, il colpo di testa da parte di Kalusny. Novak, ammirevole per impegno, poi il tocco di Citko, ancora Novak che è andato a rubare il pallone anche al compagno Majak. Centrocampo Kalusny, Novak fa filtrare, attenzione Citko e Cannavaro gomitano i due su segnalazione del guardaline, concede la punizione l'arbitro, Cannavaro non è d'accordo. Applauso per Ciro Ferrara. Mm. 42 minuti della ripresa, Italia 3 Polonia 0, batte Citko. È Ravanelli che disimpegna, palla fuori per Ledvon, quindi questo pallone in profondità agganciato da Paolo Maldini, il suo rinvio, carambola su Citko e termina fuori. Ormai siamo agli sgoccioli di una partita che ci ha regalato tante emozioni, che ha soprattutto dato all'Italia l'opportunità di incrementare di altri 3 punti la sua classifica nella corsa a Francia 98. Tanto è Ledvon. Praticamente questo arbitro fischia un po' a senso unico. Sì. Novak, lo diceva anche Maldini adesso qui, Šripek, che è sempre poco opportuno, poco elegante sottolineare questi episodi, anche perché si può essere magari inconsciamente condizionati da un pizzico di tifo, però francamente mi sembra che la direzione sia stata un pochino di manica larga verso i polacchi. Colpo di testa intanto di Cannavaro. Di Matteo, bello il lavoro, la palla è per Ravanelli, ora per Albertini, ancora Ravanelli, di prima si sgancia questa curta, il tocco è per Panucci, Di Livio, si sovrappone Panucci, il tocco è centrale per Albertini, 1-2 con lo stesso Di Livio, la palla è per Costa Curta, ora c'è un accenno di gioco melinato, ma mi giungono fin qua sugli urli di Cesare Baldini. Evidentemente gradirebbe qualche affondo perentorio ancora Baggio, il pubblico invece accompagna con Olè, vedete questa prolungata manovra degli azzurri con una serie di passaggi che appaiono stucchevoli ma che comunque dimostrano buona presenza e soprattutto padronanza di palleggio. Albertini, parte il lancio su Ravanelli, è cominciato l'ultimo minuto, ci sarà qualche po' di recupero, difende il pallone Ravanelli, poi lo tocca Maldini, intelligente il passaggio di ritorno, la palla è per Albertini, da Albertini a Di Matteo, da Di Matteo a Panucci, si allarga Huser, eccolo, palla dentro, fuori gioco.
E vedete che sta per scadere il 90esimo. Italia, che era chiamata a battere la Polonia, lo ha fatto, ha mantenuto l'impegno e ha regalato anche alcuni squarci di bel gioco. Avvio inevitabilmente, direi, difficile per la tattica di estrema copertura della Polonia. Attenzione Novak, Novak, la palla è ancora Peruzzi, miracolosamente su Varzica. E Peruzzi è stato chiamato in causa due volte sole, ma è stato strepitoso e salva la rete azzurra. Non il risultato, però diciamo che una delle ciliegine sulla torta di questa nazionale di Maldini è anche il fatto di non aver subito finora nemmeno un gol, e ovviamente è un ruolino di marcia che agli azzurri interessa mantenere per quanto possibile immacolato. Sono stati aiutati da Peruzzi anche in questo caso sul solissimo Varzica. Abbiamo cominciato il recupero, è finita 3-0, grande applauso del San Paolo, vi ricordo, Di Matteo e Maldini Paolo del primo tempo, Roby Baggio della ripresa.